Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo della situazione coronavirus nella nostra regione con il consueto bollettino che oggi fortunatamente fa registrare un doppio zero sia per quanto riguarda i decessi sia per quanto riguarda i nuovi contagiati. Jacopo Forcella. Dopo 2 giorni durante i quali i numeri dell'emergenza in Abruzzo stavano progressivamente alzandosi in maniera preoccupante, oggi la nostra regione, per fortuna, fa segnare il doppio zero. Nessun nuovo contagio, infatti, e nessun nuovo decesso. E così il numero di casi complessivi di persone che hanno contratto il Covid-19 rimane a 3.309. Questo l'esito dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale di Pescara. 30 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 0, numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 126, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Le vittime dunque rimangono a 464, mentre sono 2.689 i dimessi e i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 156. Con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 110.126 test. Del totale dei casi positivi, 229 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.592 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza. Cambiamo pagina, è stato recuperato morto lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta vicino Rocca Morice nel Pescarese. I due superstiti invece sono in buone condizioni. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo sulla tragedia. Il servizio di Giuseppe Dintino. Si è conclusa in tragedia un'escursione nella grotta di Risorgenza a Rocca Morice, alle falde della Maiella Pescarese. 3 speleologi, a causa del maltempo, erano rimasti bloccati nella cavità naturale. 2 sono stati tratti in salvo, uno è morto. Si tratta di Alessio Carullo, 42enne originario di Arielli, nel Chietino. Carullo non era inesperto, era un geologo dello Speleo Club di Chieti. Faceva parte di un team di 5 persone, tra marchigiani e abruzzesi, che a turno stavano esplorando gli anfratti della montagna. La natura però può rivelarsi imprevedibile e fatale anche per i più esperti. Le forti piogge infatti hanno riempito l'angusto passaggio di acqua e detriti quando i 3 si trovavano a circa 70 metri dall'uscita. A lanciare l'allarme ieri pomeriggio un uomo e una donna che dall'esterno della grotta si erano accorti che vi era stata una piena. Il soccorso alpino è riuscito a estrarre 2 degli intrappolati, un 31enne della provincia di Ancona e un 34enne di Pianella. Questi, trasportati all'ospedale di Pescara, sono ovviamente provati, ma in buone condizioni di salute. La grotta si è riempita improvvisamente, una piena incredibile, inaspettata, hanno raccontato i superstiti, siamo vivi per miracolo. Nulla da fare invece per Carullo. Le operazioni di recupero sono andate avanti fino a notte fonda, impiegando quasi 100 soccorritori. I vigili del fuoco hanno utilizzato idrofore per svuotare i sifoni, pozze che possono allagarsi facilmente ostruendo il cammino. Solo quando il livello dell'acqua è sceso abbastanza sono riusciti a recuperare il corpo privo di vita del 42enne. L'uomo avrebbe commesso l'errore di infilarsi in un passaggio a testa in giù e probabilmente è morto annegato. La pioggia era annunciata, prevista dall'allerta meteo, ma nessuno si aspettava che la grotta potesse riempirsi in meno di un'ora. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo sulla tragedia. Tutti i comuni ex zona rossa avranno il proprio aiuto economico dallo Stato. Infatti è stato modificato nei giorni scorsi l'emendamento che stanzia 40 milioni di euro per quei comuni con provvedimento di chiusura non inferiore a 15 giorni. Il servizio. Con la modifica dell'emendamento 112, il quale prevede lo stanziamento di fondi speciali ai comuni dichiarati zona rossa, tutti i 12 centri abruzzesi chiusi nei mesi scorsi causa presenza di focolai da Covid-19 potranno contare sugli aiuti economici stanziati dal governo nazionale. Infatti è stato approvato in commissione bilancio alla Camera dei Deputati l'emendamento per il sostegno economico e sociale a favore dei comuni fortemente colpiti dall'emergenza sanitaria. Si tratta di un fondo di 40 milioni di euro.
da ripartire tra i comuni dove, a causa di specifiche disposizioni statali o regionali, sia stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento di tutti gli individui per un periodo non inferiore a 15 giorni. Dunque, per i comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messerremondo e Montefino in provincia di Teramo, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano in provincia di Pescara, la frazione di Villa Caldari di Ortona in provincia di Chieti, arriverà il tanto atteso ristoro economico che verrà calcolato sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio e di decessi da Covid-19 comunicati dal Ministero della Salute e accertati fino al 30 giugno 2020. Gli aiuti dovrebbero arrivare in tempi stringenti, visto che si tratta di somme per l'anno in corso. Si mette così la parola fine sulle polemiche generate nelle scorse settimane, quando con un primo decreto nazionale ci fu la decisione di escludere dalle risorse economiche tutti i comuni che avevano avuto provvedimenti di chiusura inferiori a 30 giorni. Siamo molto soddisfatti del fatto che sia stato approvato un emendamento che va a reinserire dei fondi per tutte quelle zone rosse riconosciute dalla regione e dal governo che all'inizio erano stati appunto esclusi. Nel decreto rilancio quindi si avrà un plafond di 40 milioni, questo grazie sicuramente al ministro dell'interno Lamorgese, che ho incontrato con il senatore D'Alfonso alcune settimane fa, e in questo incontro si era preso appunto l'impegno di andare a trovare le risorse all'interno del decreto rilancio per aiutare tutte le zone rosse d'Italia, e grazie al lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi che con la massima attenzione e il massimo impegno hanno avuto la sensibilità di lavorare affinché queste risorse fossero rimesse all'interno di questo provvedimento. 50 anni fa si riunì per la prima volta il Consiglio regionale d'Abruzzo, celebrazioni limitate a causa dell'emergenza Covid. È una storia che bisogna raccontare. Queste le parole del presidente Sospiri, vediamo. Il Consiglio regionale d'Abruzzo compie 50 anni. Le linee immaginarie che determinano dove inizia e dove finisce una regione furono inserite nell'ordinamento giuridico italiano nel 48, con l'istituzione della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione. Allora si parlava di Abruzzi perché era stata decisa una maxi regione insieme con il Molise. Nel 63 due territori vengono scorporati e nasce così l'Abruzzo come lo conosciamo oggi, portando a 20 il numero complessivo delle regioni italiane. Ma è solo nel 1970 che la norma costituzionale delle regioni viene attuata. La legge del 16 maggio definisce le entrate tributarie regionali, l'esistenza di un patrimonio regionale e la creazione di un fondo interregionale. Il 7 e l'8 giugno si tennero le prime elezioni regionali e il 6 luglio si riunì per la prima volta nella storia il Consiglio regionale d'Abruzzo. Sono trascorsi 50 anni, ricordo che in quell'occasione non si riuscì però ad eleggere il Presidente del Consiglio regionale, che poi venne eletto in una seconda seduta che si tenne il 18 luglio al Forte Spagnolo, perché era il momento dei moti sulla scelta del capoluogo regionale tra L'Aquila e Pescara. Questo vi fa pensare quanta storia ci sia in mezzo da raccontare della nostra regione e della nostra nazione, perché è un anniversario, 50 anni dell'istituzione delle regioni, che riguarda tutta l'Italia. Questa storia la dobbiamo raccontare. Non c'è stato possibile farlo ora perché i noti problemi legati all'emergenza Covid, alla impossibilità degli assembramenti e dell'organizzazione delle manifestazioni, ma vogliamo farlo avvalendoci del nostro archivio, avvalendoci dell'associazione degli ex consiglieri regionali presieduta dal dottor Fanfani, che è qui. Vogliamo raccontare nelle scuole cosa sono state le regioni e cosa è stata la regione Abruzzo, e vogliamo capire, imparando da questi 50 anni di storia, come dobbiamo trasformare l'istituzione regionale, cioè come renderla più vicina, più efficiente e più coerente con i tempi che stiamo vivendo. Io traggo della mia esperienza in Consiglio regionale una positiva attività. Certo, non tutto quello che si poteva fare è stato fatto, ma molto di più di quello che si racconta di buono è stato fatto dalle regioni. Anche in questa emergenza mi pare che i presidenti di regione, che vengono chiamati così in maniera un po' superficiale governatori, abbiano comunque rappresentato un punto fermo.
Slitta al prossimo 18 di settembre la prossima udienza preliminare sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola. Non si svolgerà in un palasport come era stato inizialmente prospettato, bensì servendosi contemporaneamente di più aule del Tribunale Pescarese attraverso collegamenti video. Vediamo. Slitta al prossimo 18 settembre l'udienza preliminare sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola. Nella tragedia del resort che il 18 gennaio del 2017 fu travolto dalla valanga, persero la vita 29 persone. L'udienza era già stata rinviata il 27 marzo scorso. Nel pieno dell'emergenza Covid si sarebbe dovuta tenere il 10 luglio. Tuttavia le esigenze organizzative legate alla necessità di garantire sicurezza e distanziamento sociale hanno imposto un ulteriore rinvio. In seguito ad un briefing che si è tenuto questa mattina tra il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, e gli esponenti del Ministero della Giustizia, si è dunque deciso di aggiornare l'udienza al 18 settembre, senza spostare il procedimento in un palasport, come era inizialmente stato ventilato, ma servendosi contemporaneamente, attraverso collegamenti video, di più aule del Tribunale pescarese. Le parti interessate, tra i 25 imputati dell'inchiesta principale e i 7 dell'inchiesta bis per depistaggio, ai quali vanno aggiunte le 139 parti civili e i rispettivi collegi difensivi, potranno dunque trovare posto in più aule simultaneamente, poste in collegamento attraverso i monitor all'interno del tribunale. In questo modo le oltre 250 persone, tra imputati, legali, parti civili, avranno modo di prendere parte all'udienza in piena sicurezza. Il candidato sindaco del comune di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, torna sulle criticità che l'emergenza sanitaria ha messo in risalto, con particolare riferimento all'ospedale. Vediamo. Un progetto valutato, stimato, avvalorato anni fa, ma ancora chiuso in un cassetto. Questa è una delle tante critiche in realtà che l'ex sindaco della città di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, muove nei confronti dell'attuale governance di centrodestra della regione Abruzzo capeggiata da Marco Marsilio. I numeri oramai li abbiamo quasi imparati a memoria: 130.000 utenti del bacino marsicano per un ospedale e due PPI. Nonché 6 posti di terapia intensiva. In arrivo, stando ovviamente alla maggioranza di regione, ci sarebbero 300.000 euro. Bastano, sono sufficienti? Ricordiamo inoltre che i posti di terapia intensiva sono attualmente 6. Ma 300.000 euro già c'erano nella programmazione di 3 anni fa, erano previsti proprio per l'allargamento della terapia intensiva proprio al lato est dove si trova attualmente la terapia intensiva, ma non è questo. Noi teniamo ormai da 9 mesi, 10 mesi chiuso in un cassetto il progetto per il nuovo ospedale di Avezzano. Nel 2016 noi autorizzammo l'individuazione dell'area e la sdemanizzazione e la fissazione del prezzo, un nuovo ospedale che appunto prevedeva e prevede un finanziamento pubblico di circa 45 milioni. Non lo possiamo tenere chiuso in un cassetto dopo aver fatto una procedura di gara, e è terminata questa procedura di gara con l'individuazione anche della società, una società, diciamo, un'ATI, dove c'è una società ingegneristica di Avezzano importante, quindi ancora di più si dà lavoro agli avezzanesi. Una preghiera, un invito, presidente Marsilio, visto che lei ritiene il nostro ospedale uno degli ospedali più pericolosi d'Abruzzo, si faccia e si dà una mossa, faccia in modo che l'attuale manager di Roma possa riprendere questo progetto ed approvarlo. Per l'ex sindaco non si può più aspettare. Qualcuno, aggiunge Di Pangrazio, ha previsto anche lo smantellamento della radiologia interventistica, eccellenza questa abruzzese. Per non parlare poi, conclude, della mancanza di quasi tutti i primari. L'emergenza Covid ha riportato alla luce vecchi allarmi, ma anche nuove urgenze. Eppure questa maggioranza di governo, Marsilio in primis, hanno più volte detto che l'ospedale di Avezzano è una priorità, che sarà il primo ad essere costruito tra quelli nuovi della regione Abruzzo. Come mai dobbiamo attendere tutto questo tempo, secondo lei? Ma secondo me è perché manca una leadership qui nella Marsica. La leadership la deve per forza avere il sindaco di Avezzano. Abbiamo assistito alla costruzione di un nuovo ospedale a Pescara in tempo di record, il G8 attrezzato per i tamponi, per il Covid,
Covid, ad Avezzano invece risulta ancora al palo. Avevamo lanciato qualche messaggio sul centro di ricerca qui giù nel nostro nucleo industriale per fare tamponi, per fare dei prelievi, fare qualcosa che potesse essere utile, ma almeno facciamo in modo che quel centro rimanga e venga riattivato per la verifica almeno dei prodotti agricoli del nostro fucino. Due aree nel centro storico di Teramo saranno pedonalizzate per elevare la fruibilità di alcune zone della città, progetto che in fase sperimentale sarà temporaneo, come illustra l'assessore al traffico del capoluogo abruzzino Maurizio Verna, il servizio di Tania Bonici Castelli. Abbiamo appunto definito due nuove aree pedonali all'interno del centro storico, temporanee, comunque in modo sperimentale, che riguardano, una è la prima che da Corso di Michetti, l'ultima parte da Porta Reale fino a Via Cirillo, e la seconda l'area che sta tra Via Comi e Via Veneto, quindi quest'area è interessata molto in questo periodo da attività di ristorazione che nelle ore serali appunto sono pieni di cittadini. Vorremmo renderla più vivibile limitando al massimo l'utilizzo delle auto e in questo modo appunto dare maggiore fruibilità a queste attività. Saranno appunto temporanee in modo sperimentale, vedremo, monitoreremo la situazione e partiranno dalle ore 18 alle ore 3 della notte. Dureranno fino al 31 di agosto e per quella di Corso di Michetti sarà dal lunedì alla domenica, mentre quella di Via Comi e Via Vittorio Veneto sarà giovedì, venerdì e sabato sera, quindi diciamo nei weekend lunghi. Dopo l'ultimo consiglio comunale, il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, revoca le deleghe dell'assessore Massimo Di Tonto e apre a nuovi scenari all'interno della Sise comunale. Il servizio di Stefano Recanati. Il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, dopo l'ultimo consiglio comunale ha deciso di revocare le deleghe manutenzione personale dell'assessore Massimo Di Tonto. La sensazione si era già avvertita nei giorni scorsi, quando proprio Di Tonto e cinque componenti della minoranza avevano disertato l'assise comunale, ripresi in quell'occasione dal presidente del consiglio comunale, Francesco Chiarieri. Ma in realtà ci troviamo davanti a una situazione difficile, perché gli effetti del Covid impongono un cambio di strategie, un'accelerazione della tabella di marcia, la capacità e la forza di dare risposte immediate e concrete alla cittadinanza. Se a fronte di queste problematiche, a cominciare, basti pensare alla urgenza di dare risposte alla popolazione scolastica che deve riaprire i battenti a settembre, invece di trovare questo, cioè senso di responsabilità, abnegazione, voglia di fare, troviamo sotterfugi, strategie che rimandano a vecchie pratiche che l'elettore ha inequivocabilmente detto di non voler più vedere, e allora è il caso che con trasparenza, correttezza e onestà le dichiariamo e le facciamo venire fuori. In questo modo cerchiamo di fare chiarezza al nostro interno e cerchiamo di possibilmente trovare le risorse vere, che pure a mio avviso sono presenti in Consiglio Comunale, per dare le risposte che la cittadinanza si attende. Le vicissitudini che hanno seguito la consultazione elettorale regionale hanno avuto ripercussioni sulla composizione del gruppo di maggioranza, ripercussioni ovviamente che nulla hanno a che vedere con un'amministrazione che comunque sta portando avanti speditamente il proprio programma elettorale e sta dando le risposte che i cittadini si attendono. Evidentemente ci sono questioni esterne, diverse, che non hanno a che fare con il bene dei cittadini, che nuociono negativamente agli equilibri politici. Nel momento in cui ci si propone in politica, soprattutto quando ci si propone come candidato sindaco, si stringe un patto con gli elettori, l'impegno è quello di fare di tutto per realizzare le cose che sono state promesse in campagna elettorale. Io ritengo sacro questo patto e mi spendo fino all'ultima
goccia di sudore affinché questo avvenga, e credo anche nelle fasi di emergenza di aver dimostrato capacità e abnegazione nel guidare la cittadinanza nella maniera più responsabile e seria possibile. Ed ora la pagina dello sport, nuova svolta tecnica in casa Pescara, esonerato stamani il tecnico Nicola Allegro Taglie, il nuovo allenatore sarà Andrea Sottil, che nel pomeriggio ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava al Catania e domani dirigerà il primo allenamento. Nel pomeriggio invece la squadra si è allenata agli ordini di Bruno Nobili, il servizio. Andrea Sottil sarà il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico originario di Venaria Reale, alle porte di Torino, si è liberato dal contratto che lo legava al Catania ed è pronto a sostituire Nicola Allegro Taglie, esonerato questa mattina. A Sottil il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti chiedono di conquistare quei 6-7 punti che separano il Pescara dalla salvezza e chiudere la stagione senza brutte sorprese. Nonostante siano circolati i nomi di Zeman ieri mattina e Zauri ieri sera, due potenziali ritorni, Andrea Sottil è stata la prima scelta del Pescara, legato al Catania da un contratto triennale firmato nel 2018 con scadenza 2021. C'era da risolvere proprio questo nodo con il club etneo, ammesso un mese fa a concordato preventivo e con un passaggio di proprietà che si potrebbe concretizzare in questo mese. Ora che c'è il via libera, Sottil è pronto a debuttare in Serie B, lui che finora ha allenato solo in Serie C a Siracusa, Gubbio, Cuneo, Pagani e Livorno, dove ha vinto un campionato per poi lasciare il sodalizio labronico e sposare il progetto triennale del Catania. Ha anche allenato e vinto un campionato di Serie D, sempre con il Siracusa. Da giocatore è stato arcigno difensore da circa 250 presenze in Serie A con Torino, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Reggina e Catania. Il figlio Riccardo ha giocato a Pescara da gennaio a giugno 2019 e sovente Andrea Sottil è stato al Poggio a vedere gli allenamenti dei biancazzurri prima di tornare sulla panchina del Catania, che lo aveva esonerato a febbraio per poi chiamarlo a maggio. A luglio nuovo esonero con la panchina affidata al pescarese Andrea Camplone. Si chiude invece l'esperienza di Nicola Allegro Taglie. Subentrato a Zauri lo scorso 20 gennaio, il tecnico pugliese paga tra le altre cose un ruolino da 4 vittorie, un pareggio e ben 7 sconfitte, 13 punti in 12 partite. Mi dispiace perché quando si prendono una decisione di questo tipo è sempre una sconfitta e quindi dispiace, però Era necessario perché dobbiamo avere delle certezze, quelle certezze ci devono far andare in campo con la consapevolezza che i giocatori devono avere per cercare di portare a casa i punti necessari per la salvezza. La sconfitta di Cremona possiamo dire che è stata, presidente, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ma no, no, perché era un pensiero che già avevo ed era un pensiero che avevo maturato insieme ai collaboratori, a Bocchetti e a Repetto, perché vedevamo che qualcosa non andava e quindi non è un risultato che ti fa cambiare un insieme di cose, e quindi abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Serie C, conferenza stampa questa mattina del presidente del Teramo Franco Iachini, che ha continuato a ribadire l'assoluta urgenza di vicinanza da parte del territorio teramano per continuare a portare avanti il progetto biancorosso. Ascoltiamolo. Innanzitutto non è solo il Teramo Calcio che si trova un bivio, si trovano un bivio tutte le società professionistiche. E questo ve lo posso garantire perché io ho parlato con diversi presidenti del mio girone e molti sanno che la prossima stagione sarà molto difficile, molti sanno che il affrontare il prossimo campionato è fondamentale per poter aspirare a raggiungere un'ottima posizione in classifica ed ambire a quello che sarà la riforma, a quello che sarà la cosiddetta C d'Elite o B2, non so come verrà chiamata, ma comunque questa sicuramente è quello che ridurrà oggi da 100 a 60 le squadre professionistiche, aumentando in questo modo i contributi per il sostentamento di una squadra professionistica, perché oggi una squadra professionistica ha dei costi insostenibili, non si può pensare che possa ricadere oggi tutto sulle spalle di una sola persona in una provincia, una piccola media provincia qual è quella di Teramo. Quindi se Teramo ambisce a
a cavalcare situazioni importanti che la mettono all'attenzione del panorama nazionale, beh, bisogna dare un aiuto. Qualcuno mi ha rinfacciato che non volevamo far partecipare al capitale dei vecchi soci, sì, ma bisogna partecipare con i numeri adeguati, perché comunque questa è un'azienda che ha investito milioni di euro, qualche decina di migliaia di euro non può avere riscontri. Sì, ce l'ha in termini proporzionali, perché i numeri poi dopo si fanno, le società vengono analizzate e valorizzate per quello che hanno e quello. Quindi poi certo uno può anche dare un contributo di 1000 euro, no, naturalmente alla sua. Questo non abbiamo mai voluto precludere l'accesso a qualcuno. È normale che poi ognuno peserà col proprio peso, per carità, ci mancherebbe. Ma io sono magari riuscissi a condividere questi sforzi con altri imprenditori che vogliono raggiungere lo stesso obiettivo che ho io, cioè quello di far crescere il nome della città di Teramo in Italia. E si deve capire, io mi aspetto già dalle prossime settimane, i prossimi giorni, le prossime settimane, dei riscontri. Devo dire che io già personalmente sto sollecitando alcuni chiamiamoli personaggi, referenti, persone che tengono il territorio di Teramo, tengono per tante ragioni, e quindi spero che inizieranno a portare il loro contributo. Io, la mia iniziativa è stata quella di organizzare una squadra, rifondare una società, e l'abbiamo fatto, abbiamo riorganizzato anche un'ottima struttura tecnica sia della squadra che di tutto l'entourage, un ottimo stadio, quindi io ho dato il mio, adesso però continuare con la stessa forza sinceramente non me la sento, quindi faccio un appello più che un ultimatum, ho lanciato un appello affinché tutti gli uomini di buona volontà, a partire da chi ci governa, dal sindaco, presidente della provincia, deputati e consiglieri regionali del territorio, sensibilizzino tutta la parte produttiva del territorio affinché contribuiscono a sostenere questa squadra. Come lo sapranno loro nei modi e nei termini che potranno fare. Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi, chiaramente il piatto è ricco, viste le ultime vicende, lo ricordiamo ancora una volta, nel Pescara è stato esonerato l'allenatore Nicola Legrottaglie e in arrivo Andrea Sottil, che ha risolto il suo contratto con il Catania e da domani sarà al lavoro appunto per il Pescara, si parlerà di questo nel corso della trasmissione. Invece per quanto riguarda il TG6, prossimo appuntamento alle ore 23 con la terza edizione. Grazie per l'attenzione e buona serata.